che guadagnino porta alla mostra del cinema Bones and All e convince fortemente. È un film che ci racconta una storia d'amore sui generis. Ma decisamente sì, adattamento cinematografico del romanzo Fino all'osso di Camille De Angelis, ed è di fatto una storia d'amore e anche road movie, direi, però ecco con un'iniezione horror molto particolare che parte dal presupposto che esistano dei cannibali. Eh sì, e da questo punto di vista la sua protagonista è una sorta di cannibale che viene iniziata all'esserlo, conoscendo tutta una serie di personaggi, in particolare conoscendo un ragazzo che poi è Timothée Chalamet e che è idolo delle ragazzine e che qui ritroviamo come insomma attore feticcio di guadagnino, anche qui molto in parte, e che la riporterà insomma in questa nuova condizione, una condizione molto difficile da affrontare. Devo dire una menzione d'onore a Mark Rylance che interpreta un psicopatico di fatto in un modo talmente inquietante che non provavo certe vibrazioni dai tempi di Hannibal Lecter e devo dire che lui ha un peso importante nella pellicola. Non sono mai stato un fan di Guadagnino perché non è la mia tazza di tè proprio in termini di gusto personale, solo per questo, ma è certamente un grande regista e questo film invece cioè, mi è piaciuto tantissimo perché trova una via tutto sommato ibrida tra cinema d'autore e horror che potrebbe, penso io naturalmente, anche aprire l'horror a un pubblico completamente diverso, un pubblico che normalmente non lo guarda. Esatto, potrebbe raggiungere insomma un pubblico molto più vasto, sicuramente è un film da premiare.